Ciao a tutti, oggi un nuovo video svuota la spesa un po' da tutti. Allora, come dicevo nell'introduzione, sono stata praticamente in tutti i supermercati possibili e immaginabili? Direi di sì, sono stata da Aldi, Lidl, MD e Ipercoop e ho preso un po', diciamo, quello che più ci piace nei vari supermercati. Sono partita presto stamattina, così c'era poca gente e sono riuscita a farlo. E poi sono riuscita a fare anche questo perché, come vi ho già detto tempo fa, è quasi scandaloso, ma nella nostra zona c'è un supermercato uno attaccato all'altro e quindi riesce a fare il passaggio da tutti. Quindi, bando alle ciance, iniziamo subito da Lidl. E da Lidl ho preso, era tutto in offerta, minestrone tradizionale. Ho preso due buste, sono da 750 grammi l'una. Questi sono i di Findus e sono buonissimi questi minestroni. La verdura si sente, la verdura c'è. C'è tutto. Poi delle zucchine, quelle grigliate e surgirate, le melanzane, eccole qua, sempre grigliate e surgirate, e poi in super offerta c'erano questi, ovvero i gelati tipo magnum ricoperti di cioccolato con le mandorle. Che bontà, che bontà divina. Poi passiamo da MD e ho preso i filetti di orata alla mediterranea. Ormai questi li prendiamo sempre perché ci piacciono tantissimi, li mettiamo in microonde e 10 minuti, cena o pranzo più cena, è servita. E poi ho preso i filetti di branzino, però in due versioni: questa con le mazzancolle per il pistombrillo e questa invece semplice con le patate, filetto di branzino alla regina, ok, quindi semplicemente con le patate per me. Poi una bustina di insalata piccolina. Come dicevo nello scorso video, non ne andiamo tanto matti di insalata in inverno, ma magari, ecco, la mettiamo, io soprattutto la metto sulla carne, oppure quando faccio le piadine gliela metto in mezzo l'insalata. Sì, altrimenti adesso in inverno mangiarla così, no, è difficile. Poi dei pannetti per i pavimenti, questi sono profumati al limone e sono buonissimi e ti salvano la vita quando non hai tempo per pulire. Poi dei sacchettini di patatine, eccoli qua, ovviamente queste di chi saranno mai, i croccantini al gusto formaggio puzzolenti di pistombrillo. E invece per me sempre dei crostini di mais, praticamente tipo il rodeo, li ho presi per me, con olio di semi di girasole, croccanti e gustosi. E ovviamente ho preso il bitter biondo. L'altra volta, quando sono stata da Pam, ho preso il ginger. Io pensavo fosse la stessa cosa, e invece no. Il bitter è un pochino più dolce, il ginger è amarissimo, io non ce l'ho fatta a berlo, no, l'ha bevuto tutto il pistombrillo, ne ho bevuta una bottiglietta giusto per sentire com'era e com'è amaro il ginger, non mi piace, no, e niente, quindi adesso starò ben attenta a leggere bene le etichette, quindi se c'è scritto ginger non lo prenderò più. Ok, poi passiamo da Aldi e ho preso merendine, plum cake e croissant integrali per me e per il pistombrillo le sue preferite, le merendine, insomma i croissant
con la crema pasticcera. Poi le rotelle Haribo, buone. Il mango, che era da un po' che non lo prendevo ed era anche in offerta, se non ricordo male. Poi ho preso, sempre da Aldi, i kiwi, questi sono quelli gialli e sono una confezioncina da mezzo chilo, sono 4 kiwi, quindi sono belli cicciottoni. E poi le mie preferite, le zucchine, quelle bianche, quelle chiare, esatto, sì, zucchine bianche, sono una confezione da 600 grammi, e categoria 1, quindi sono di prima scelta, in teoria, quando è scritto così, è origine Italia. Ok, allora, metto via soprattutto i surgelati e poi passiamo all'ipercop. Eccoci qua, continuiamo con lo svuota la spesa, ora siamo a ipercop. Iniziamo da qui, dagli affettati, e ho preso la cicciolata paesana, una confezione da 100 grammi, e poi due confezioni di bresaola, eccoli qui. Queste sono confezioni da 80 grammi, eccole, e se non ricordo male erano in offerta. Poi ho preso delle cotolette, allora la gran cotoletta, questa qui, quella sottile di Amadori, e poi la cotoletta, eccola qua, questa è la gran cotoletta di Coop, di marchio Coop, e l'ho presa perché ha la panatura più grossa, quindi viene bella croccantosa. Sì, poi il Philadelphia, e ho preso questo, diciamo il panetto quadrato classico, però senza lattosio, e poi il Philadelphia Fantasie al salmone. Questo è buono anche con la pasta, lo sciogliete un pochino nel pentolino e dopo ci condite la pasta e viene buonissima. A proposito di salmone, una confezione da 150 grammi di salmone, questo è l'affumicato, ovviamente salmone norvegese affumicato secondo tradizione, ok, non male. Poi una mozzarellina, eccola qui, dell'altro pesce, questo mi sembra di non averlo mai preso, sono le croccole ai semi con, vabbè, i filetti di merluzzo, e ci sono e semi di zucca, girasole e quinoa, da provare, perché sì, no, io non ho mai preso questo qua, no no no. Poi andiamo avanti con delle fettine di bracciole, insomma le bracciole di lombo, del grana padano grattugiato, sì. Poi ho preso della polenta in due versioni. Allora, la polenta valsugana, questa qui da cuocere, quella è praticamente quella istantanea, però è quella integrale. E poi ho preso la polenta, invece quella normale, non integrale, diciamo, però già pronta ed è già anche tagliata a fettine, e questa è buonissima per farla fritta o se no anche grigliarla in padella. Poi di linea Coop creme caramel e budino, quelli istantanei da fare nel pentolino, e poi dopo li fai rassodare un pochino, li metti in frigo e dopo 2 orette è già pronto, buono da gustare. Poi siamo in tema di dolci, continuiamo con i dolci. Oreo, le merendine, quelle da frigo, sono buonissimi. I Milka, eccoli qua, i Choco Snack Milka, buonissimi anche questi. Continuiamo con i Milka, ormai noi ci siamo innamorati di questi. I Milka
Oreo Cookie Sensation. Sì, e come vi ho già detto, sono fantasmagorici e prendeteli e provateli perché sono veramente deliziosi. E poi i Milka, questi leggermente più genuini, con il biscotto ai cereali e fibre. E poi ovviamente l'altra parte è ricoperta di cioccolato Milka. Poi direi che di schifezze ho finito. Sì. Ok, andiamo avanti con le paste pronte, buitoni, queste per il pistombrillo quando magari io non riesco a fare in tempo a cucinare qualcosa per la sera, quindi lui mette su la pentola, fa bollire l'acqua e io arrivo e butto giù la pasta. Allora, e ho preso ravioli, zucca e mandorle, questi li avevo presi l'altra volta e ci erano piaciuti. E poi da provare i ravioli con le verdure dell'orto. Questo, anche questo in offerta a 1,99 € anziché 2,79 €. Poi dell'altro pesciolino, questa volta ho preso del nasello. Pesce bianco, questo non è condito, quindi l'ho preso apposta da farlo in padella semplicemente con un filo di olio e basta. Ogni tanto per mangiare un po' leggero. Poi gli attime, ovviamente ve lo devo sempre far vedere dal lato opposto. Ah, eccoli qua, ho preso due confezioni perché erano in offerta. I crostini integrali, mi sembrava di aver preso due confezioni, vabbè, c'ho un'altra sporta lì per terra che salterà fuori, ok. Questi magari sono buoni da mettere anche dentro il minestrone, sì. Poi una confezione di brodo già pronto, quello vegetale. I muffin. Oggi sono richiestissime. I muffin, quelle con le gocce di cioccolato di linea Coop col meno 45% di grassi saturi. Meno male. Poi l'anticalcare, vabbè, questo è quello che prendo sempre anche perché funziona bene ed è quello anche più economico, quello che costa meno. E sono due flaconi da mezzo litro. La carta Scottex, questo era in offerta, assunta big, quindi dura un po' di più. E la carta igienica, eccola qua, lunga durata, sono 4 maxi rotoli. E voilà. Poi prendiamo su, spostiamo un po' qui, prendiamo su l'altra scarpa, dopo igienizziamo tutto. Allora, qui ci sono le piadine, bella piada integrale biologica, anche se non credo molto nel biologico, ma comunque, vabbè, è una confezione da 225 grammi, ci sono due piadine integrali. Poi, per il pistrombrillo, un bel pacco di Doriano, i crackers, erano in offerta. Sì, questo me lo ricordo bene, era in offerta. Qui cosa è successo? Oh, mi si è rotta la scatola. Spero solo la scatola, non il contenuto, sennò sono rovinata. Poi ho preso due confezioni di latte da mezzo litro per fare i budini che vi ho fatto vedere prima. Eccolo qua. L'altro pacchettino, mi ricordavo bene, dei crostini. Poi una lattina di aranciata, non ho trovato le confezioni, quindi ne sono accontentata di quello che c'era. Il caffè per il pistombrillo, e io ho preso quello solito, quello che loro chiamano Roma, che è intenso, e poi ho preso anche il Deca, che ogni tanto si fa il Deca. E poi, vabbè, questi li lascio qui, prendo solo il cartone, meno male, si è disfatto solo questo e nient'altro. Eccolo qua. Ho preso una confezione da 2, 4, 6, 8 yogurt, ovviamente Yomo,
la confezione Risparmio era in super offerta e c'è yogurt al malto, il mio preferito, al caffè, non so com'è, alla nocciola, è uno tra i preferiti del Piston Brief, e al miele. E voilà. Poi in garage ho già lasciato una confezione intera di tè verde, quello che bevo io al mattino, quello di Coop. Poi una confezione di succhi d'albicocca yoga, i preferiti di Piston Brillo. E ho preso una confezione da 6 perché era in offerta. E poi cos'altro? Ah, da Aldi ho preso anche l'acqua frizzina per il Piston Brillo, che anche quella l'ho lasciata giù. E basta, io ho finito. E quindi, come sempre, io vi ringrazio per l'attenzione. Ciao ciao!